Allora, io mi prenderei questa settimana libera prima di mandare la lettera, perché così se riusciamo andiamo in palestra e facciamo altre robe. Cos'è questo odore? Hai comprato un nuovo profumo, molto gradevole. È una nuova fragranza autunnale. Dovrebbe suscitare una sensazione di mistero, come ladri fantasma. Ho pensato di metterlo per mostrare il mio supporto alla loro lotta contro l'azienda corrotta. Per dimostrare il tuo supporto, io potrei postare una foto di tutti i miei gadget con il loro marchio. Forse vedere quanta passione hanno le loro fan può motivarli ancora di più. Grazie. Verrei lì. Grazie, ragazze. Che cazzo vuole questo tizio? Devo dire che tutto sembra essere rose e fiori con Haru dalla nostra parte. Ma i fiori appassiscono d'autunno, no? Ah, ignora. Cosa ne pensi, Haru? Ti stai abituando a tutto ciò? Sì, grazie a voi. Anche solo chattare così è qualcosa che non ho mai potuto fare. In questo momento, però, non posso divertirmi. Non ti preoccupare, questa lezione è fottutamente noiosa. Leggo anch'io, ti ricordo. E ricomincia. Haru è la nostra determinazione ad aprire nuove strade. È stato così anche con me. Comunque, mancano ancora 2 settimane. Stiamo allerta. Va bene, staremo allerta. Sì, anche perché io vorrei tenere questa settimana per fare magari qualche potenziamento a noi e poi entrare la settimana prossima a Bemus piano di infiltrazione, lo so. Allora, prima di scegliere qualsiasi cosa da fare, andiamo a Jimbocho e gli diciamo al vecchio: te stronzo, li ho letti tutti. Il numero di libri qua dentro è dell'assurdo, lo so. Benvenuto. Oh, a quanto pare hai letto tutti i libri del negozio. Ti avevo sottovalutato, ragazzo. Il mio tesoro più grande. Forse è giunto il momento di vendertelo. E costa 12.000 yen. Sti cazzi, vecchio. Vabbè. Grazie lo stesso. Grazie, torna ancora. No, non lo farò mai più. D'accordo, andiamo da un altro posto. Dove possiamo andare? Visto che è l'unica disponibile in questa mattinata e non Futaba non c'è, io vorrei uscire con Futaba per aumentare anche il suo rango, perché alcuni suoi potenziamenti ci servono. Andiamo a chiudere il nostro rapporto con Takemi. Ehi là, Takemi, come va? Le serate si stanno facendo più fredde. È facile ammararsi durante i cambi di stagione, quindi cerca di fare attenzione. Allora, cosa ti serve oggi? Sono qui per un test clinico. Non c'è bisogno di test clinici. Sei arrivato proprio al momento giusto. Vieni, entra. Sento di potermi avvicinare. Grazie. Allora, che intenzioni hai? Vuoi passare il tempo con Takemi? Sta per arrivare la bambina che ho curato. Vorrei che vedessi come sta. Quale delle due bambine? Ah, ok, questa. Dottoressa, ha importanza chi si innamora per primo di qualcuno? Di che stai parlando? Mi piace un bambino, ma la mia amica ha detto che devo lasciarlo stare perché lei si è innamorata per prima. Oh, non è affatto vero. Davvero? Allora, perché l'ha detto? Probabilmente perché è gelosa di te, ma stai attenta, potrebbe scatenarsi un pandemonio. Pandemonio? La bambina sta molto meglio, al punto tale di aver iniziato a spettegolare. Viene anche quando non dovrebbe. Direi che ormai si è ripresa del tutto. Ora che ci penso, presto sarà pronta la nuova medicina. Grazie al tuo fisico nella norma e la tua buona salute, ho ottenuto tanti dati utili. Sei stato una cavia, un collaboratore perfetto. Oh, grazie ancora. Patata. Comunque, come sono andata? Sono stata utile? Per le tue scorribande con i ladri fantasma, intendo. Ah, ci ho sgamato. Cosa? Andiamo, sappiamo entrambi che la storia degli esami di preparazione era una balla. Sono andata da Oyamada in prigione. Un colpo di fortuna come quello è spiegabile solo con l'intervento dei ladri fantasma. E vista la tempistica dei fatti, non credi che questa sia l'unica conclusione logica? Chissà! Beh, non importa. Il fatto che senza di te non sarei riuscita a completare la mia missione. Non avrei mai finito la nuova medicina se Oyamada avesse continuato a manipolarmi. E non avrei mai incontrato gli abitanti del quartiere.
Scommetto che i ladri fantasma salvano le persone in difficoltà, proprio come fanno i medici, eh? Per te sono disposta a correre i rischi. Ti preparerò medicine ancora più efficienti. Sono certa che ne farai buon uso. Oh, un forte legame. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo diverrà le ali della ribellione e spezzerà così il giogo che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito della morte, che ti conferirà un potere infinito. Rianimazione, amplia l'assortimento di oggetti. E abbiamo sbloccato Alice. Ma guarda un po'. Ma non te le darò gratis, quindi vedi di racimolare un bel gruzzoletto nel nome della giustizia. Vai ora, stammi bene. Oh, Takemi, Takemi patata, patata Takemi. Allora, devo controllare due cose questa sera. Prima di tutto, chi mi scrive? Ho sete di notizie, non è vero, e lo sappiamo tutti e due. Devo controllare un attimo a Kikyoji, alle freccette, se Haru può già essere potenziata o meno. Perché se può essere potenziata, dobbiamo potenziare lei e Makoto. Giochiamo a freccette. Chi vuoi chiamare? Chiamiamo qualcuno e chiamiamo Haru, perfetto, brava Haru. Già che ci siamo qui, proviamo a chiamare qualcun altro. Più siamo meglio è, giusto? Grazie, sono 800 yen, buon divertimento. Spero che però la seconda persona sia Makoto. Cioè, sinceramente, usiamo il nostro set di freccette. Pam pam. Ti prego, Makoto. Makoto? No! Che palle, devo fare due giri. Ok, iniziamo la partita. Ah, Phoenix-kun, ti andrebbe di giocare con me? Mi farebbe piacere se mi mostrassi come si fa. E per le regole, facciamo 301. Posso farcela, credo. Va bene. Inizio io come al solito? Buona fortuna. L'importante è divertirsi. Esatto. Futaba che si è tolta pure le scarpe. Madonna mia. Così, l'ultimo punto lo fa Haru. Forza, Haru. Io credo in te. Quindi è il mio ultimo round. Posso farcela. Certo che ce la puoi fare. Io credo in te. Guarda il nostro punteggio. Possiamo chiudere, ma come dovrei tirare? Divertiti e basta, invece. Giusto, mi sento emozionata. Forza, Haru, ce la puoi fare. Brava, Haru. E ora la nostra staffetta con Haru è molto più potente. Oh, guarda, 0 punti. Wow, mi sento soddisfatta. Siamo la miglior coppia di sempre, credo. Quello che vuoi. Staffetta rango 3. Chi tocca, Ryuji o Futaba? Io, avanti il prossimo. Oh, posso andare? Ok. Anche se Futaba sfortunatamente non serve a nulla giocare con lei, però, oh, vieni pure. Non preoccuparti, dove c'è una volontà c'è un modo. Esatto, sì, tutto quello che vuoi. Bene, tocca a te ora, Futaba. Il mio ultimo round. Le cose si fanno interessanti, come si dice. Sarebbe bello vederla combattere, ma non succederà mai. Ah, è la mia chance di farla finita. Mi sto davvero innervosendo? Sì, lo stai facendo davvero. Questa tensione mi fa impazzire. Sì, darò tutto per tutto. Vai, Futaba, anche se il tuo rango non serve a niente, però vinci. Brava, Futi. Sono stata brava. Oh, 0 punti. Nessuno può batterci. Oh, l'ha detto anche Haru. Abbiamo dominato il campo di battaglia insieme. Più tardi brinderò con te con una soda. Ok. Va bene. Stanco di tutti quei lanci precisi. Si vede che sei migliorato, però. Grazie, Morgana. Mi sento un ninja. Divertente. Possiamo allenarci e divertirci al tempo stesso. Questo posto è proprio accogliente. Vero.
Tra l'altro, il 30, che è fra 3 giorni, quindi mercoledì, giovedì, venerdì. Il venerdì che cosa aumenta al Jazz Club? Oh, il venerdì è quello che aumenta uno di tutto. E c'è il cantante. Dobbiamo andare lì. Perfetto. Va bene, me ne vado. Dove vai? Vengo con te, abitiamo praticamente nello stesso posto. Andiamo via assieme, no? Yes, perfetto, perfetto, siamo riusciti a sederci. E dov'è l'ultimo libro? Comprendere il cuore, eccolo qui. Una folata di vento è sufficiente per far cambiare l'idea alle persone. A seconda della situazione anche il rumore più insignificante può terrorizzare. Vero. Libro interessante. Hai finito di leggere Comprendere il cuore? Ho letto sul retro che ne è vietata la vendita. Non che mi sorprenda, visto il contenuto. Nuove combinazioni per l'attacco tecnico. Oltre alla psiconocinesi, ora puoi utilizzare armi da fuoco e vento sulla confusione, congelamento sulla paura, elettricità sull'amnesia, la furia in fiamme. No, cosa, scusami? In che senso furia in fiamme? Fuoco su furia, volevi dire. Maledizione su disperazione e sacro su soggiogamento. Bene. Oh, siamo quasi in stazione. Beh, direi che hai sfruttato il tempo in modo efficiente. Vero. E non ho dovuto usare neanche una serata per leggerlo. Yeah. Chi è? Buona giornata a te. Ciao Maruki. A quest'ora qui è pieno di studenti. Ogni tanto è bello andare al lavoro a orari differenti. Si è svegliato tardi, di la verità. Certo che no, mi sono svegliato in orario, anche se sono in ritardo. Oggi, mentre venivo al lavoro, ho incontrato delle signore con bagagli molto pesanti. Erano in 3. Mi sono offerto di aiutare, ma a quel punto la mia schiena ha fatto un rumore preoccupante. Beh, a ogni modo, hai sentito le novità su Yoshizawa-san? Sì. Sono così felice per lei, mi ispira a fare del mio meglio. Ispira tutti, quella ragazza. Ovviamente, anche se lo dico, sto facendo tardi. Beh, ehi, di tanto in tanto abbiamo tutti bisogno di un cambiamento. Oggi mettiamocela tutta, va bene? Nel senso, sono in ritardo, ma va bene. Non mi importa se sono in ritardo al lavoro. Interrogazione? No, strano. Ho saltato la colazione e ora ho fame. Tu hai mai provato il totem al dinner di Shibuya? Ah, sì, assomiglia davvero a un totem. È così colorato, mi diverto tanto a guardare le persone che cercano di mangiarlo. Hai presente quelli che riescono a mangiarlo senza farlo cadere? Io non ci riuscirei mai. Mangiare un totem senza che cada? Chissà perché quel piatto si chiama totem. Per l'aspetto, probabilmente. Beh, che aspetto ha? Non ci ho mai davvero pensato, vero? Mangiando senza farlo cadere potresti incrementare la tua perizia. Il totem al dinner, dovremmo andarci e dare un'occhiata. No, non occuperò la mia giornata andando a mangiare al dinner, Morgana. Scusami, ma no, ho già tutto bene e ben messo, quindi... Ciao totem. Ah, ma guarda, vi è mai capitato di sentire il vostro telefono senza che fosse effettivamente successo qualcosa? Sì. Ed è appena vibrato. È un fenomeno così diffuso che è stato coniato un termine per identificarlo. Un termine che può essere abbreviato con PVS. Qualcuno vuole dirmi a cosa corrisponde questo acronimo? Signor Star, sentiamo un po'. Come viene chiamato comunemente questo fenomeno? Ok, cerchiamo di ricordare quello che ha detto. PVS indica la sensazione illusoria che il proprio telefono abbia vibrato. Per cosa sta la P? Phantom? Già. Phantom, quindi fantasma. Beh, ha senso, dato che si tratta di una sensazione illusoria. Proviamo alla V. In relazione a Phantom, cosa può essere? Vibration. Esatto. Quando il telefono fa un ronzio si dice che sta vibrando. L'ultima è la S. Allora, se finora abbiamo Phantom Vibration, sarà... Syndrome. Bravo, il termine corretto è Phantom Vibration Syndrome. Che se aspettate con ansia che qualcuno vi contatti, il vostro cervello potrebbe ingannarvi. È un disturbo naturale per una società moderna, sempre connessa 24 ore su 24. È stato bravo, ha risposto proprio bene, Yarujanega. Ti voglio bene, Morgana, bentornato in squadra. Quando ero studentessa sarei stata tutta agitata nell'attesa che la mia anima gemella mi chiamasse la sera. Oggi invece se non rispondi a un messaggio la gente inizia a lamentarsi, a dir poco detestabile. Porca troia, c'hai ragione, sorella.
Pensi che un giorno si arriverà al punto in cui riusciremo a leggerci la mente? Io ne farei volentieri a meno. Penso che tutti lo farebbero, perché poi non hai proprio zero libertà di pensiero. Vediamo chi mi scrive. Piano di infiltrazione sicuro, lo so, ma Makoto. Incredibile ma vero, non c'è nessuno oggi. Potremmo continuare ad andare al tempio, semplicemente. Ogni azione, anche la più giusta, può essere facilmente corrotta. Perdona le riflessioni di un povero vecchio. Cosa ti porta da queste parti? La meditazione? Certo. Ok, parliamo al monaco. Molto bene, allora. Fai con comodo e rilassati. Ma nessun altro entra in sto tempio a rilassarsi? Stare qui mi procura una sensazione stranamente piacevole, come quando affondo le unghie dentro qualcosa. Questa macchia sul pavimento sembra quasi caffè. Lo sento solo io, questo odore di caffè. Ormai il mio naso mi lo ricorda bene. Ehi, smettila di ignorarmi. Ehi, stai ascoltando? No, Morgana. Sono in un luogo distante. Ehi, mi sta venendo sonno. Altri pensieri impuri, eh? Perché ti agiti tanto? Eri davvero concentrato? No, per niente. L'espressione sul volto è un po' cambiata. Forse ora la tua mente è più rilassata. Lo spero. SP massimi aumentati di 3. Iniziamo ad avere freddo. Dovremmo tornare a casa. Già, dovremmo proprio andare a riposare. Oh, Kaitaka. Che volete? Le cose stanno sfuggendo di mano in rete. Tutte le nazioni ormai parlano dei ladri fantasma. Anche in città, praticamente ogni giorno oramai sento parlare dei ladri fantasma. Vuol dire che la gente sta iniziando a contare su di noi, no? Una simile smania è esagerata, non permette bene. Potremmo essere veramente in pericolo se qualcuno scoprisse le nostre identità. Vero, Akechi? Non dire idiozie, non c'è possibilità che qualcuno riesca a scoprirle. Comunque, questo clamore ha decisamente attirato l'interesse della gente per i ladri fantasma. Dobbiamo essere ancora più attenti d'ora in poi. Perché dobbiamo sempre muoverci nell'ombra? Non ha senso. È arrivato un altro pacco per te. Quanta merda ordini ogni volta. Cos'hai comprato? La mataga di gelo, quella dell'infernale e quella elettrica. Ah, vero, hai comprato qualcosa da affari loschi. E ora che è arrivato il pacco possiamo comprare altra roba. Vediamo che cosa ha di nuovo il sito affari loschi. Giusto per sicurezza, ne compriamo uno psichico e uno nucleare. E direi basta per adesso. Finora hai speso un totale di 30.000 yen. Il tuo ordine arriverà presto, comprendiamo il tuo entusiasmo, ma ti chiediamo di pazientare. Torna presto. Beh, sembrerebbe che anche questa sera non ci sia nessuno. E allora, freccette, abbiamo passato tutti i nostri giorni a Kikyoji praticamente. Ciao Akechi, che non vuoi essere mio amico, guarda ti ignoro, haha stronzo. Questa volta chiamiamo invece Makoto, che ci manca solo lei per aumentare la staffetta. Benissimo, Makoto, ora è arrivato il tuo momento. Ah ma guarda, c'è Haru e c'è ancora Futaba. Ok, iniziamo la partita. Se Haru è da questo lato, vuol dire che non giocherà di sicuro. Ehi, Phoenix, possiamo andare prima noi? Volevo provare una tecnica che ho inventato. Come vuoi, per le regole, proviamo 301. Meglio iniziare dalle basi, no? Va bene. Buona fortuna, finché manterrai la calma, starai bene. Certo. Come vuoi. Allora, perfetto Makoto, questo è il tuo ultimo lancio. Possiamo vincere e mancano solo 20 punti. Quindi è il mio ultimo round, devo lanciare senza pensarci troppo. Forza, dai che ce la fai. È vero, oh ecco cosa mi stavo dimenticando. Prima di entrare nel palazzo, devo riuscire a uscire con Makoto. Dobbiamo potenziare la sua persona. Bene, ora possiamo vincere. Devo ricordarmi le simulazioni. Fai un bel respiro e vedrai che ce la fai. Oh, giusto, respirare regolarmente. Sì, mi sento molto più calma. Vai, è un tiro semplice, non sbagliarlo. Piu piu. Brava. Bella giocata. Zero punti, ce l'abbiamo fatta. Siamo un 2 eccellente, no?
Capisco, gli effetti positivi della sinergia tra due individui portano a risultati straordinari. Beh, l'importante in realtà era questo, poi tutto quello che mi dici, Ma vaffanculo, Haru! Oddio, se avessi invitato Makoto l'altra volta, adesso avevamo la serata libera. Guarda, abbiamo pure vinto, cazzo. Cioè, potevamo fare tutto in una serata sola, Haru. Potevamo fare tutto in una serata sola, ma tu non hai voluto chiamare Makoto. A presto, allora. Guarda, non ti mando a cagare solo perché sei simpatica alla fine. Dai, un altro giorno e arriva il Jazz Club. Quando toccherà al preside Okumura chiedere scusa in ginocchio? Speriamo il prima possibile. Contiamo su di voi, ladri fantasma, non deludeteci. Sia i politici che Okumura si meritano il castigo divino. Oh no, anche qui hanno esaurito il merchandise dei ladri fantasma. Dio mio. Oh, un'altra interrogazione. Ieri sono andato a comprare un regalo per mio nipote e in vendita c'era il costume da ladro fantasma. Che ne sanno di com'è il costume da ladro fantasma? Chi ci ha mai visto? Sarebbe la fine se per questo paese se i ragazzini iniziassero a voler diventare come loro. Siete già al secondo anno di liceo, dovreste avere una chiara visione del vostro futuro. Se bramate sicurezza e stabilità, un impiego statale è una delle migliori opzioni. Ehi, Star, dimmi. Scommetto che, pensate che i lavori statali siano tutti d'ufficio, ma anche i pescatori di Naragawa sono impiegati dallo Stato. Ditemi a quale settore appartengono. La casa imperiale? Oh, mi stupisce che tu lo sappia. Solo i pescatori cormorani di Nagaragawa, è difficile dirlo, Nagaragawa, vengono impiegati ufficialmente dalla casa imperiale. A loro viene garantito un posto nel consiglio delle cerimonie dell'azienda delle case imperiali. Della casa imperiale. Sappiate però che è un'industria inaccessibile, poiché l'occupazione è ereditaria. E se uno non vuole fare il pescatore? Per un lavoro governativo puntate alla dieta, anche se in molti vi diranno che anch'esso è ereditario. Yoshida c'è entrato e mi ha detto che potrei farlo anch'io, quindi Yarujanega. Potrei diventare un membro della dieta, chi lo sa? Io ne ho sinceramente piene le scatole dei politici di oggi. Possibile che non ce ne sia uno che pensa al bene del paese? Già, le news dicono che l'indice di gradimento del gabinetto è precipitato nuovamente. Sono all'opposto di noi, la nostra popolarità scende di pari passo con il gradimento. Beh, noi facciamo del bene, loro, chi lo sa. Loro un pelo meno, magari. Pim pum, pim pum. Quanti giorni mancano? Ah, 12, non mandi la lettera di sfida? Tra un po'. Tra un po' vedrai. Lettera di sfida? No, vorrei vedere Makoto se è disponibile. Non c'è né Makoto né Futaba. Perché? E niente, altra giornata libera. No, non è vero, c'è Shinya. Andiamo da lui allora. Ehi, Shinya, come va? Nel negozio del vicolo sul retro c'è un distributore di gacha dei ladri fantasma. Puoi trovare un sacco di roba su di loro. Io ho trovato una spilla dei ladri fantasma. Chissà cosa troverò la prossima volta. Sei qui per allenarti, vero? Bene, sei pronto? Beh, perché no? Cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con Shiya? Sì, dai. Giochiamo insieme. Continuiamo a giocare. Beh, io vado a farmi un giro. Fammi sapere quando sei pronto ad andare via. Che diamine! Hai fatto lo stesso errore dell'altra volta! Che accidenti fai? Non capisci? Non puoi sparare a caso! Il re è incredibile a quel gioco. Già, ma è davvero antipatico. Sembra quasi bipolare. Chissà quanto tempo resisterà quel liceale. Ah, non sei migliorato per niente. Quando imparerai? Ah, si è fatto tardi. Grazie per averci messo una vita a capire. Ehi, non paragonarmi a te, mica sono bravo. Già, hai ragione. Sono sempre stato forte nei giochi in cui si spara, ma non voglio assolutamente perdere a Gunabout. Per questo tendo a scaldarmi troppo. A quest'ora i bambini delle elementari devono andare a casa. Capito, ragazzino? Falla finita. Devo chiamare tua madre? Ok, sto andando, va bene? Ah. Che maleducato. Davvero? Volevo davvero continuare a giocare.
Stare a casa è noioso. Non c'è mai nessuno e non c'è niente da fare. Gli adulti e i liceali sono fortunati, possono giocare tutta la notte. Non con così tanto tempo a disposizione, puoi diventare forte. Vorrei poter giocare tutto il giorno invece di andare a scuola. Non perderei nemmeno una partita. Devo diventare forte, come Ladri Fantasma. Li ammiri, eh? Chiaro, voglio diventare forte come loro. Credo nei Ladri Fantasma e nella loro forza. Io lo riferirò allora. Sarebbe super, grazie. Comunque, non riesco a smettere di pensare a quell'inserviente. Era super fastidioso, eh? Se verrà di nuovo a dirmi qualcosa, dovrò usare quella mossa. Quella che ti ho insegnato, no? Dovresti usarla ogni tanto. Quella che sparo e metto a terra un nemico? Quella, intendi? Pioggia di proiettili, chance di innescare un assalto con armi da fuoco dopo un'imboscata riuscita. Già fatto, mi dispiace. Già la conosco, quella. Beh, è solo una mossa del gioco, quindi non funziona contro le vere persone. Ma sarebbe fico, così sarei forte anche nella vita reale. Voglio poter vincere nella vita vera. Devo andare a casa. Ho aumentato la mia gentilezza, grazie. Questa cosa, tra l'altro, è forse uno dei modi migliori per aumentare la gentilezza e uscire con lui. Bella, saluta i miei ladri fantasma da parte mia. Va bene, glielo dirò. Vi saluta Sciglia. Chi? Un bambino. Ah, ok. Oh, pronto, Star-san. Sono io, Sciglia. Ero annoiato, quindi ho pensato di chiamarti. Mi sono dimenticato di dirtelo, ma devi continuare a fare pratica anche in giocatore singolo, ok? All'inizio fanno tutti schifo, ma con un po' di costanza si migliora. Lavorerò sodo, allora. Ti conviene? Sei tu l'adulto qui. Sto facendo un sacco di pratica pure io. Voglio diventare forte quanto i ladri fantasma. Ah, bene. Oh, è tornata mamma. Devo attaccare. Ciao. Ciao, Shiya. Oh, Kaetaka. Ah, Sojiro, chi mi scrive stasera? Sei libero oggi? Non lo so. Tu sei libera oggi? A quanto pare no. Donna cara. E allora sai che ti dico? Visto che nessuno è libero? Andiamo la mattina, quando abbiamo i giorni liberi, al tempio. E la sera, invece, andiamo alla palestra. Perché fare questo? Perché il tempio, comunque, aumenta di molto quando arriveremo al rango massimo, gli SP. La palestra, per carità, è ottima per aumentare entrambi. Però se riusciamo a fare tutti e due, perché no? Cominciamo l'allenamento. Vuoi prendere qualcosa? L'importazione. Guarda qua, Morgana. Ci spacco in due. Poverino. Sei pronto? Vediamo. Siamo ancora impacciati. Sembri ancora incerto, ma molto meglio di quando hai cominciato. Vabbè. Ottimo lavoro, continuiamo così. Sembra che ti sia allenato fisicamente e mentalmente. Vediamo di quanto. 7 HP e 5 SP. Stessa roba per il frullato. 5 HP, ah non è vero. E 3 SP, quello era quando facevamo i pesi. Beh, comunque, tutto rispetto, no? E oggi invece andiamo al Jazz Club. Giorno! Ehi, hai visto gli ultimi commenti in rete? C'è un sacco di odio verso Komura e un mare di aspettative su di noi. Sarà meglio sistemare questa cosa il prima possibile. Dovremmo inviare la lettera. Non ancora. Hai proprio dei tempi tutti tuoi, eh? È la nostra chance di mettere in mostra il potere dei ladri fantasma. Non rimandare troppo. Certo. Tranquillo che ho tutto sotto controllo. Altra interrogazione anche oggi? Incredibile. Incredibile. Ah no, e invece no. Cominciamo la lezione. Proseguiamo da dove eravamo rimasti. Prof. Ushimaru è pregato di recarsi subito in sala docenti. Cosa? Non so di che si tratti. Studiate da soli fino al mio ritorno. Allora, potrei leggere il libro della pesca, ma vorrei creare degli strumenti, però gli strumenti ne escono pochi. Allora leggiamo. Ne escono pochi durante la lezione, me ne uscirebbero 6 e non mi servono così pochi, me ne servono di più. Leggiamo il libro dello Zen della pesca. Interessante. Affina i tuoi sensi, impara a riconoscere il sinuoso profilo degli organismi natanti.
È il libro sulla pesca, ma più che parlare di pesci parla di attrezzatura e approccio mentale. Beh, è comunque qualcosa di interessante, no? Hai finito di leggere Zen della pesca. Non pensavo fosse possibile riconoscere i pesci mentre si trovano sott'acqua. Dovremmo andare al laghetto di pesca e mettere alla prova quello che hai imparato. Potremmo farlo, sì. Ah, riecco l'insegnante. Santo cielo, neanche sanno chi è stato a chiamarmi. Comunque sia, è ora di riprendere la lezione. Ah, ci è mancato poco. Dovremmo ringraziare Kawakami per il tempo libero. Sì, dovrei proprio dargli un bacino qua sulla fronte. Quanti giorni mancano? 11? Non mandi la lettera di sfida? Porca puttana, datevi una calmata tutti. Mandiamola... Oh, avete rotto il cazzo. Ma perché sia Futaba che Makoto non sono disponibili? Bah, vabbè. Andiamo ancora al tempio. Ad andare a trovare la nostra pace interiore. Monaco, ciao! Disprezziamo la pioggia perché portiamo l'ombrello o perché non lo portiamo. Perdona le riflessioni di un povero vecchio. Cosa ti porta da queste parti? Voglio meditare al tempio! Abbiamo cambiato posa. Come Shikamaru. Il sacerdote aveva un'espressione così calma. Era tipo così. Mi viene bene. Questa macchia sul pavimento sembra quasi Lady Anne. Oh, siamo in un tempio, non dovrei pensare a queste cose. Devo purificare la mia mente. Ehi, smettila di ignorarmi. Ehi, stai ascoltando? Morgana non capisce proprio il fatto che io sto meditando. È sempre più distante. Ehi, mi si è addormentato un piede. Quanto avremmo aumentato? 5? Quell'espressione sul volto. Davvero sei riuscita a concentrarti? No, mi dispiace. Niente male l'espressione. La tua mente è più rilassata. Poco poco, 5 SP. Sempre meglio di nulla, no? Inizio ad avere freddo. Dovremmo tornare indietro. Già. Torniamo a casa per stasera. E a proposito di andare a casa, stasera chi mi scrive qualche info? Ah, eccotela qui l'info. Stasera, come ho detto, si va al Jazz Club. Sto passando... mi trasferisco a Kikyoji allora. Non sto mai a casa, siamo sempre qui praticamente. Sembra che il cocktail di oggi sia Onni Bolle. Tutte le tue statistiche miglioreranno. Un drink che aumenta la resistenza e l'anima. Interessante. Oh, guarda, oggi dovrebbe esibirsi un cantante. Vuoi entrare? Costa 3000 yen. Va bene. Chi inviterai? Sono indeciso fra Anna e Ryuji, detto sinceramente, ma credo che inviterò Anna ancora. Oh, Lady Anne? Sì. Allora farò una passeggiata, fammi sapere quando si torna a casa. Avrei potuto invitare anche qualcun altro, ma Anne in questo momento, se boostiamo la sua magia, diventa una bestia inarrestabile. Diventa veramente unstoppable. Trova un posto libero e siediti, mi raccomando, non disturbare, ok? Sì, capo. Eccola qui la cantante. Forse è l'atmosfera del posto, ma mi sento come se fossi maturata un pochino. Già, è vero. Che bello! La musica dal vivo è fantastica. Ha davvero qualcosa di speciale. Buono. Questo sapore credo che mi piaccia, sì, ha un non so che di maturo. Come va il lavoro? Sta andando bene, dai. Quando mi esercito per il mio lavoro da modella, finisco quasi sempre per scordare come si cammina normalmente. Agli adulti dà un certo fascino, ma se a farlo è una liceale, sembra quasi che voglia darsi delle arie. Vuoi che ti faccia vedere come si fa qualche volta? Sai, potrebbe donarti. Va bene. Ho chiacchierato un po' con Ann. Era proprio buono sto coso. Oh, abbiamo parlato un sacco. È bello chiacchierare in un posto come questo. Credo che la nostra conversazione mi abbia aiutato a capirmi meglio. Grazie per avermi invitata. Passare il tempo a Jet Club ha avuto un effetto sul cuore di Anne. Yes. Oh, la madonna. Ekate ha aumentato la forza di 2, magia di 2, resistenza di 2, agilità di 2, fortuna di 2. Madonna, se riusciamo a portare Anne
a livello 99 magia, veramente diventa inarrestabile. Gli HP di Han sono aumentati di 20, gli SP di 10. Oh, non mi ero accorta che fosse così tardi. A ogni modo, torniamo a casa. Va bene, ci vediamo presto. Ciao Han. E oggi, non me ne frega niente, mandiamo la lettera di sfida, così siete tutti contenti. Dannazione. Oh, abbiamo messo la divisa invernale. Cosa pensi che succederà ad Okumura Food? Beh, anche se il CEO dovesse avere un risveglio del cuore, l'immagine dell'azienda ormai è rovinata. Immagino che i loro titoli saranno crollati. Pensi che Okumura abbia davvero sfruttato i suoi dipendenti? Ogni piccola voce di corridoio diventa virale ultimamente. E se fosse tutta una bugia? Cioè, se fosse vero, le vittime sarebbero gli impiegati stessi. Nah, le voci sull'Okumura Food erano già ben note agli addetti ai lavori. Stai correndo con la fantasia. Che bello vederli tutti vestiti di nero ora. Ehi, hai sentito? L'incontro sportivo è andato benissimo. Il modo in cui hanno ribaltato ogni pronostico, conquistando la vittoria, sembra quasi un film. Sì, questa volta hanno giocato in modo incredibile. Chissà quanti allenamenti. È bello vedere in giro più persone con l'aria sorridente. Aspetta, sei davvero andato a vederlo? So cosa intendi però, forse andrò anch'io a fargli il tifo. Beh, è la vostra scuola e la vostra squadra. Dovreste tutti essere contenti che abbia vinto. Kiki! Quanti giorni ci restano? Non ci stiamo avvicinando troppo. È difficile concentrarsi sapendo cosa ci aspetta. Già, a queste lezioni mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. Quindi Ryuji, per te non cambia nulla. Ti aiuterò volentieri a studiare se vuoi. In fondo sono del terzo anno. Vorrei poter dire di no, ma sono nella merda nera. Sì, direi che finita la missione sarà fattibile. Giusto, dividere la nostra attenzione tra due problemi non ci aiuta psicologicamente. Mancano solo 10 giorni, potrebbe essere il nostro momento più critico. E infatti ora mandiamo la lettera di sfida. Porca miseria, fate voi i capi allora la prossima volta, no? Sono io il capo e poi... Oggi verrai? Mi dispiace, ma no.